Per quanto riguarda la proposta di De Luca, non capisco proprio che cosa voglia dire, che cosa sta dicendo, cioè qual è questa sua richiesta di dimezzare che cosa? Dimezzare il taglio, circa 9 Guardi, milioni di euro, quindi dimezzare la questo prima cosa che taglio. io posso dire, ricordando al sindaco De Luca, che forse non lo ricorda, che i comuni hanno la possibilità di poter fare anche loro le corse aggiuntive. Per cui ogni comune che voglia partecipare e debba partecipare ad ampliare l'offerta su gomma può fare anche l'attenzione al proprio bilancio per mettere in bilancio quelle che vengono chiamate dalla legge 422 corse aggiuntive. Noi non faremo come regione altro che accettarle con molta positività se verranno proposte di Certo, questo non tipo. ho dubbi. Ma nel frattempo pensare che noi possiamo stampare moneta. E penso secondo me che è un qualche cosa di populistico, che ovviamente il sindaco De Luca sa bene che è impossibile, quindi no, evitiamo di continuare a fare proposte che sono delle proposte soltanto di tipo populistico. Siamo in una situazione di tale difficoltà e drammaticità con un governo che ci taglia le risorse, che dovremmo fare diciamo, fronte comune tutti quanti per cercare di salvaguardare i nostri cittadini. Nel piano che abbiamo pronto, noi abbiamo ottimizzato la rete che abbiamo ereditato dal passato, che è una rete piena di sprechi, per fare in modo di ottimizzare realmente i servizi al cittadino e dare quello che serve al cittadino, non quello che serve alle imprese. Quello che è stato fatto fino ad oggi è stato mettere davanti l'interesse dell'impresa prima dell'interesse dei cittadini e questo ha portato a imprese che hanno maturato esposizioni e perdite negli anni senza dare veramente un servizio di qualità ai cittadini.